Non dite che non ve l'avevo detto, perché azz se ve l'avevo detto, ve lo avevo detto che in questi mesi di campagna elettorale si sarebbe visto di tutto di più, ma era scontato. A soli pochi giorni dall'inizio della campagna elettorale allo spauracchio del fascismo si unisce lo spauracchio putiniano. Propaganda che si mescola ad altra propaganda. E così Repubblica titola che i migranti sarebbero spinti da Putin per avvantaggiare Salvini alle elezioni. Nell'ottica che un governo di destra farebbe comodo anche al Cremlino. Non si riesce a capire in che modo, ma vabbè. Altre accuse vengono lanciate dalla stampa con un articolo di Jacopo Iacoboni. Ci sarebbero stati infatti svariati incontri tra i diplomatici di Mosca e i leader del Carroccio. Tutto questo nei giorni precedenti alla caduta del governo Draghi. Il Cremlino avrebbe addirittura chiesto ai leghisti se sarebbero stati disposti a dimettersi dall'esecutivo per far cadere il governo Draghi. Insomma, anche la caduta di Draghi comincia a venir letta nell'ottica del "a stato Putin". E figurati se Letta si faceva scappare un'occasione del genere. Anzi, rincara la dose e comincia a sostenere che anche questa campagna elettorale potrebbe muoversi con l'ombra della Russia di Putin dietro, mettendo 10 mani avanti sull'esito delle elezioni perché non si sa mai, ma se dovesse perdere, a stato Putin. Di Maio fomenta questa preoccupazione. Calenda dà una botta al cerchio e una botta a botte e afferma: con una destra filo Putin l'Italia va verso Orban. In un capolavoro di retorica che mischia tutte le propagande, i fascisti, Orban e Putin. E tutto questo sulla base di supposizioni. Le teorie del complotto improvvisamente trovano legittimazione. Perché ricordiamoci che quando qualcuno, tipo me, analizzava la situazione della guerra in Ucraina parlando di ennesima guerra per procura degli Stati Uniti, con dati storici alla mano, veniva preso per quello con la stagnola in testa. Adesso invece il fatto che ci sia l'ombra di Putin dietro la caduta del governo Draghi, l'ombra di Putin dietro le elezioni, senza uno straccio di prova per poterlo dire, va bene. Sempre per lo stesso discorso per cui esiste una determinata area politica che è detentrice della morale superiore, per cui è concesso tutto: gli insulti sulla persona, la violenza verbale, persino il complotto. Loro sì, tu no. E nel frattempo, mentre le propagande si mescolano senza nessun filo logico, nel frattempo non ci si sta a capire più niente. Nella convinzione che tu is meglio che one, si mescolano tutte le propagande possibili: Novax, fascisti, filo putiniani, tutti in un unico minestrone. Così la tattica è almeno che lì dove non arriva una propaganda, sicuramente arriverà quell'altra. Una confusione incredibile che trovare il filo della matassa è complicato anche per chi quotidianamente mastica questi argomenti. Immaginiamoci chi non lo fa. Tutto in perfetto stile strategia della tensione. Che contrariamente a quanto vi è stato insegnato o a quanto sapete sulla strategia della tensione, non presuppone esclusivamente l'utilizzo della violenza ascrivibile ad una precisa fazione politica, ma sottintende principalmente un insieme di azioni volte a destabilizzare l'opinione pubblica. L'obiettivo della strategia della tensione è confondere e creare un clima politico incerto a favore di giochi politici di vario tipo, perché laddove c'è incertezza, capite da soli che chiunque può professarsi come la soluzione. Con il termine strategia della tensione si indica il periodo degli anni 70 del XX secolo, gli anni di piombo, cioè quel periodo che tramite disegni eversivi mirava al disfacimento di equilibri precostituiti. Il quadro storico dietro la strategia della tensione è molto contorto. Lo scenario di fondo è quello della guerra fredda. Gli Stati Uniti controllano l'Unione Europea in chiave antisovietica. In Europa la Grecia è sotto il regime dei colonnelli, di chiaro stampo anticomunista. In Spagna c'è la dittatura di Francisco Franco. In Portogallo c'è il governo autoritario corporatista di Salazar. L'Italia gioca per gli Stati Uniti un ruolo fondamentale. Nel cuore dell'Europa, infatti, gli Stati Uniti hanno forte interesse che non si consolidi un governo di sinistra di stampo sovietico,
che non ci sia quindi l'avanzata delle sinistre in Italia. In Italia in quel momento il potere lo detiene la Democrazia Cristiana, un partito di centro di chiara ispirazione cristiana per l'appunto, che già di per sé costituisce un enorme freno all'avanzata della sinistra. Ma il quadro politico in Italia è molto frammentario. Oltre la DC sopravvivono partiti di destra come la MSI, sopravvivono i liberali, i repubblicani e nel frattempo la sinistra non è sufficientemente forte da contrastare il potere della Democrazia Cristiana. Una situazione molto complessa sia nel quadro geopolitico che nell'impostazione prettamente territoriale italiana, con protagonisti che assomigliano moltissimo alla situazione di oggi. Stati Uniti da una parte, Stati Uniti che interferiscono nelle questioni europee dall'altra, sullo sfondo la Russia e di nuovo in Italia la situazione di patatrac politico. L'espressione strategia della tensione viene coniata dal settimanale britannico The Observer. Appare per la prima volta in un articolo del giornalista Leslie Finner del 7 dicembre 1969. La data e la tempistica con cui viene coniato questo termine e con cui l'Observer comincia a fare un quadro di quello che stava succedendo è molto curiosa perché anticipa solo di 5 giorni la strage di Piazza Fontana. L'articolo, basato su documenti che i servizi segreti britannici hanno sottratto all'ambasciatore greco in Italia, parlano di una precisa strategia politico-militare attuata dagli Stati Uniti, spalleggiati dai regimi dittatoriali dei colonnelli greci, con l'obiettivo di sovvertire le democrazie dell'area mediterranea e trasformarle in dittature militari. Nella fattispecie, da quei documenti emerge che in Italia ci sarebbe stato un preciso piano per cui l'allora presidente della Repubblica Giuseppe Saragat aspirava alla Repubblica presidenziale. Con il periodo identificato come strategia della tensione si susseguono rapidamente tutta una serie di stragi. Il 26 aprile del 1969 un padiglione Fiat della Fiera di Milano esplode a causa di un ordigno. Il 12 dicembre del 1969 una bomba esplode all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura con sede in Piazza Fontana a Milano. Nello stesso giorno una bomba viene trovata inesplosa nella Banca Commerciale Italiana con sede in Piazza della Scala. Altre 3 bombe esplodono a Roma, una nel passaggio sotterraneo che collega l'ingresso della Banca Nazionale del Lavoro lato via Veneto a via di San Basilio, e altre 2 bombe esplodono nei pressi dell'altare della patria. Il 22 luglio del 1970 un treno deraglia sui binari fatti precedentemente esplodere da un ordigno nei pressi della stazione di Gioia Tauro. Il 31 maggio del 72 una Fiat 500 imbottita di esplosivo esplode nei pressi di Peteano, provincia di Gorizia. Il 17 maggio del 73 il sedicente anarchico Gianfranco Bertoli lancia una bomba sulla folla in una cerimonia davanti alla questura di Milano. Il 28 maggio del 1974, in occasione di una manifestazione sindacale a Piazza della Loggia a Brescia, un ordigno nascosto nei cestini portarifiuti esplode. Il 4 agosto del 74 una bomba esplode sul treno Italicus all'uscita della Grande Galleria dell'Appennino, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro, provincia di Bologna. Il 2 agosto del 1980 una bomba esplode nella sala d'aspetto della stazione di Bologna. Il 23 dicembre dell'84 una bomba esplode sulla carrozza del Rapido 904, di nuovo presso la galleria dell'Appennino di San Benedetto Val di Sambro, lo stesso punto del treno Italicus. 17 vittime e oltre 260 feriti. Queste stragi verranno tutte attribuite ad una specifica matrice politica: l'estrema destra del gruppo Ordine Nuovo, fondato da Pino Rauti nel 1956. Si individuano quindi gli esecutori materiali delle stragi, ma dei mandanti neanche l'ombra. L'identità dei mandanti viene oscurata tramite una serie di depistaggi, omissioni e servizi segreti deviati. Tutt'oggi si tratta delle pagine più oscure della storia italiana. Sul perché di queste stragi non c'è risposta, solo ipotesi.
diverse ipotesi. Una di queste prevede che le stragi venissero commissionate all'estrema destra da parte degli Stati Uniti, come abbiamo detto prima, interessata a non far nascere nel cuore dell'Europa un governo di sinistra e di stampo sovietico. Di diverso avviso era Pierpaolo Pasolini, che il 14 novembre del 1974 pubblica sul Corriere della Sera l'articolo dal titolo "Che cos'è questo golpe? Io so". Pasolini identifica i responsabili nella Democrazia Cristiana, di fatto eliminando lo spettro dell'interferenza degli Stati Uniti e dando a queste stragi una firma totalmente made in Italy, o meglio, made in Democrazia Cristiana. È talmente convinto che rincara la dose facendo i nomi dei colpevoli, Andreotti, Fanfani, e circa due mesi dopo verrà ucciso. Altra interpretazione è quella che questi gruppi di estrema destra fossero totalmente autonomi, non commissionati da nessuno. Mai, e sottolineo mai, nella lettura storica di questi eventi è stata tramandata la visione di persone autorevoli quale quella di Indro Montanelli. Montanelli diede la lettura che queste stragi, in combutta con lo Stato, fossero terreno favorevole per la giustificazione di un nuovo terrorismo di stampo diametralmente e politicamente opposto, il terrorismo rosso, quello delle Brigate Rosse, che nacque in una chiave fortemente vendicatrice rispetto a questi eventi, una chiave quindi fortemente antifascista e, vista la combutta con lo Stato, fortemente antistatale. Ma la visione di Montanelli, che è stata sempre letta come una visione fortemente faziosa, riceve l'eco di uno storico. Questo storico è Giovanni Sabatucci, che metterà in luce come qualunque interpretazione riguardo alle stragi non è mai stata messa in comparazione con i risultati elettorali. Parlerà infatti di come nel periodo più fervente delle stragi, nel frattempo il Partito Comunista Italiano sia salito dal 27% al 34%. Risultato un po' strano, in effetti, se l'obiettivo era proprio quello di non permettere l'avanzata delle sinistre. Strategia fallita o fin troppo ben riuscita? Che le stragi di stampo fascista fossero pilotate o dalla Democrazia Cristiana o dagli Stati Uniti o, perché no, dallo stesso Partito Comunista, non lo sapremo mai. Non si tratterebbe altrimenti di uno dei più grandi misteri d'Italia. Quello che c'è da notare è il quadro politico in cui tutto questo avviene, un quadro troppo simile a quello che ci riguarda oggi. La Russia, gli Stati Uniti, la situazione politica italiana frammentata, l'opinione pubblica confusa, sono questi gli elementi, come abbiamo già detto. Certo, mancano le bombe, dettaglio non da poco, ma nella situazione storica di oggi le bombe sarebbero inattuabili. Esistono oggi strumenti molto più forti delle bombe che ottengono risultati persino migliori. Le bombe oggi creerebbero un panico incontrollato e incontrollabile, situazione molto diversa rispetto a quella degli anni 70. Le armi di ieri sono state sostituite con questi. Un post, un tweet, un video hanno molto più potere delle bombe. Destabilizzano meglio e tengono puliti i mandanti. I cellulari sono diventati l'arma. E lo si è capito fin troppo bene anche durante la guerra in Ucraina, dove il conflitto è stato combattuto per la prima volta nella storia su due piani diversi: il terreno vero e proprio di combattimento e il terreno dei social. Lo ha capito benissimo il presidente Zelensky, che è riuscito a portare a sé l'opinione pubblica mondiale a suon di dirette, a suon di video con musiche nostalgiche mentre cammina tra le macerie, a suon di fotografie, a suon di copertine per Vogue. Una foto che diventa mediaticamente più forte di una bomba su Mosca. E così basta un post per gettare il panico, per convincere che ci sia lo spettro della Russia dietro le elezioni in Italia. Un post per convincere che ci sia l'infiltrazione russa dietro la caduta del governo Draghi. Un post per scatenare la caccia alle streghe. Un post per farti diventare un filo putiniano. Che poi, se a muovere queste accuse di finanziamenti da parte della Russia è Repubblica, che fino a poco tempo fa pubblicava un inserto mensile dal nome Russia Today, dove si celebravano le azioni di Putin e le azioni di Kirill, padre della Chiesa ortodossa, fa veramente ridere. Accuse di finanziamenti da chi i finanziamenti li prendeva davvero? Un capolavoro, una dissimulazione dove il detonatore diventa il tasto
pasto pubblica. La notizia esplode e con essa esplode l'opinione pubblica, e siamo ormai talmente tanto assuefatti ad utilizzare queste come armi che non ce ne rendiamo più neanche conto. Come nel caso della notizia di Civitanova Marche. Una notizia disgustosa per diversi aspetti, disgustosa per la notizia in sé, senza se e senza ma, disgustosa per lo sciacallaggio politico in funzione elettorale che sta subendo questa notizia, ma disgustosa anche per questo aspetto, quello in cui la gente riprende dal telefonino e non interviene. E in questo non c'è soltanto il preoccupante atteggiamento passivo di una società che è ormai abituata a vedere le cose solo tramite il filtro di uno schermo, ma anche perché c'è la feroce consapevolezza, conscia o meno conscia, che questi strumenti siano a tutti gli effetti delle armi, specchi attraverso i quali la gente guarda il mondo e si fa un'idea del mondo. E in quanto tali, dietro lo specchio, la capacità di manipolazione. Tu che guardi da un lato e dall'altro chi decide come farti guardare. E tutto questo proprio come nella strategia della tensione per creare instabilità, in modo tale che chiunque pensi che quello che sta col detonatore in mano sia in realtà il portatore di soluzioni. Perché ricordatevi che l'instabilità e la paura creano fanatismo. E anche se la politica, e lo vediamo tutti, è morta, il fanatismo non muore mai. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube o agli altri indirizzi social che trovi qui sotto. Se poi vuoi sostenere il progetto Bubble, un semplice caffè, una piccola donazione al link PayPal che trovi qui. Grazie e a presto!